Enrico Cisnetto presenta Roma incontra Arapacis. Più talk, meno show. Si avvicina il presidente, un signore affascinante. Mi racconta brevemente un po' di sé. Presidente, che fai? Ti godi lo spettacolo da lassù? Eh sì, caro Cossiga, passano gli anni, ma la storia si ripete. Siamo all'ennesima Tangentopoli. Rimane il dubbio. L'Italia è corrotta perché la politica non funziona o la politica non funziona perché l'Italia è corrotta? Solo che stavolta viene giù tutto. Ma se andiamo avanti così, le elezioni, e non solo quelle europee, le vince Grillo. Sei anche tu dell'idea che... Ma lassù ti è arrivato il nuovo libro di Bisignani? L'hai letto? Si chiama Ferruccio. E poi che ne sai tu se i personaggi del romanzo corrispondono a quei nomi? Beh, sentiamo cosa dice uno che al Corriere della Sera ci lavora. Abbiamo intercettato Pigi Battista al Salone del Libro di Torino, dove Bisignani è stato censurato. Non conosco questa vicenda, non posso veramente dire, sono il primo a dire che di un libro bisogna parlarne sempre, anche se può essere scomodo. Io non so se questo sia del Salone del Libro sia un caso di censura. Nel senso che la censura è non poterne parlare, non fare in modo che una persona entri dentro questo Salone del Libro. Dentro il Salone del Libro si può entrare liberamente, volendo si può presentare liberamente un libro. Però, hai scritto per Rizzoli, i libri sono pericolosi, perciò li bruciano. Questo vuol dire che la censura è sempre attiva. Beh, è molto forte, tant'è che adesso che è inutile bruciare i libri perché ci sono i libri sul web, eppure li bruciano sui social network. È talmente forte l'impulso a eliminare le idee che ci sono dentro i libri che anziché bruciarli facendo un vero rogo, fanno un rogo facendo un selfie. Però hai recensito Bisignani sul Corriere per dire che le figure indicate nel libro sono solo di fantasia. Presidente, tu ce l'hai sempre avuta coi poteri forti, dai! Io non ho mai capito che cosa siano i poteri forti, ogni tanto cambiano le denominazioni, il complotto, demo, plutocratico, Bilderberg, non si sa bene chi siano questi poteri forti. I poteri forti nel senso di poteri economici, nel senso di poteri finanziari, sono sempre esistiti, sono sempre stati bilanciati anche dal potere politico, che è un potere fortissimo. Di solito chi parla male dei poteri forti sono quelli che vorrebbero un potere politico ancora più forte e soffocante. Vabbè, ma allora in Italia chi comanda? La politica, gli imprenditori, le banche, i media, la magistratura o il circuito mediatico giudiziario? Oramai i poteri si sono molto sbriciolati, tutti i poteri si sono sbriciolati. Non è che oggi c'è una politica forte, un'economia forte, un'editoria forte, una finanza forte. Il potere forse più forte di tutti è quello del circuito mediatico giudiziario, come è stato chiamato, perché è quello che fa e disfa i destini politici. Dopodiché, se Berlusconi è in crisi, non è perché ha avuto una condanna, è in crisi perché è in crisi il suo progetto politico, che oggi porta il suo partito a lottare per avere il 20%, laddove nel 2008 aveva il 38%. Già, adesso è lei che detta la linea, fa interviste politiche. Sentite un po', e se il vero potere forte fosse il conformismo, la retorica del politicamente corretto? Il conformismo è sempre esistito, bisogna capire se in questi anni c'è più conformismo rispetto a 30 anni fa, 50 anni fa, 70 anni fa. Io non trovo che ci sia questo maggiore conformismo, c'è una dose di conformismo massiccia, e il politicamente corretto è molto variegato, quindi non si può dire che ci sia un monopolista del politicamente corretto. Avete letto il cardinal Bagnasco? Parla niente meno che di una congiura di poteri occulti.
E al fatto che i media congiurino contro la politica c'è da crederci? No, io non penso che ci sia una congiura dei media per mettere in cattiva luce la politica. Poi certo esiste il conformismo, esiste una voglia di linciaggio, esiste una voglia di non distinguere che certamente non favorisce. Detto questo, se la politica si comportasse un po' meglio non è populismo, sarebbe semplicemente una ragionevole richiesta che la politica possa diventare come quella degli altri paesi dell'Europa. A proposito di Europa, chi vince le elezioni? Il populismo light di Renzi o quello radicale di Grillo? Vinceranno sia Renzi che Grillo. Io dico 32 PD e 28 5 Stelle. Presidente! Buonasera, bentornati a Roma Incontra Rapacis, benvenuto a Luigi Bisignani, autore per Chiare Lettere de Il Direttore. Buonasera a tutti. Un nuovo caso letterario, ormai il tuo libro è in classifica, sei diventato uno scrittore, non è che non lo fossi già prima perché avevi iniziato tanti anni fa. Ma infatti però, in realtà non so mai che cosa sono. Adesso fa di moda il fatto che sono uno scrittore. Sono in tanti che se lo domandano. E infatti, no? Questo me lo domando anch'io. E quando vai davanti allo specchio che ti dici? Boh, guarda, io la verità è l'unica cosa che mi piace essere un bravo papà. Tutto il resto, devo dire, viene dopo. Senti, ma Cossiga, a proposito, con Cossiga avevi buoni rapporti? Beh, con Cossiga avevo ottimi rapporti. C'è anche un episodio divertente. In realtà lui mi ha attanato subito perché... io ero un giovane giornalista dell'ANSA e flirtavo un po', comunque frequentavo via Cadlolo dove c'era la mia futura moglie, allora era una ragazza, Francesca, e lui dopo poco tempo, io stavo all'ANSA, mi occupavo appunto di Ministero dell'Interno, mi disse: so che tu stai venendo sempre nel mio condominio, mi sono informato, stai facendo il flirt con la figlia del professor Mitica. Parli bene, quasi quasi la prossima volta e invece di mettere il fumetto facevi... facevi tu e la c'è voce un altro di episodio, dopodiché Cossiga, che è una persona assolutamente garbata, un giorno chiamò mia moglie e disse, era Presidente della Repubblica, pronto c'è Luigino, e mia moglie disse: ma chi è? Sono Francesco Cossiga. E mia moglie gli disse: ma piantala dai di fare queste storie. Quando poi lo incontrò al matrimonio di Pomicino, lui vide mia moglie e dice: lo vedi, lei che mi ha mandato a quel paese che non credeva che io fossi il Presidente. Senti, ma ha detto delle cose da lassù? Beh, ha detto delle cose da lassù sul tuo libro che non corrispondono a quello che ha detto Battista, che dice: ma no, tutta fantasia. Sì, devo dire la verità, non corrispondono. Questa volta il Presidente è andato oltre, perché poi in Italia veramente c'è questa maniera che se uno fa un libro deve per forza essere riconosciuto i personaggi del libro. Sì, senti, io ho fatto un lavoro, l'ho letto il libro. Ti è piaciuto? L'ho divorato, mi è piaciuto, mia moglie mi ha anche sgridato perché mi ha beccato alle 2:30 di notte che mentre lo leggevo, non perché leggessi il tuo libro, perché era alle 2:30 di notte. Io ho messo dei nomi a fianco ai protagonisti. Mauro De Blasio è il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, adesso non ci voleva mica uno dalla di là per indovinarlo, l'hanno detto. Ma scusa, io non capisco perché a Clancy, per esempio, che fa dei romanzi fantastici, nessuno gli chiede se Ryan con la sua storia. Però Clancy è Clancy, nessuno gli chiede se Ryan quale presidente degli Stati Uniti è. A me invece è da magari in America sì, chissà quanti dagospia americani si divertono a... Poi Luca Alessandri sei tu. Ma pensa che a me piace, se proprio devo essere qualcuno, mi piace più essere Fosco Massani, un giornalista... Grazie al Pifero, poi se lo leggete il libro capirete perché ho detto grazie al Pifero, però diciamo quello che viene sbattuto in prima pagina per cose, cioè, insomma, sei ritagliato. Dici che mi assomiglia. Ti assomiglia. Lodovico Bogani, presidente di una banca definita BCS, e Bazzoli, insomma, non è che anche lì ci vuole molta fantasia. Poi Carlo Antonelli, che è l'amministratore legato di quella banca, e Cucchiani, Enrico Cucchiani, che è passato di lì velocemente. Questo finanziere polacco che si chiama Sobieski è talmente assonante con Zaleski che insomma... Ma guarda, la verità, a parte questo giochino sui nomi... Poi il Cardinal Martini... No, buon'anima, Cardinal Martini, anche lui come Cossiga ormai sta in cielo, lasciamolo stare. Il PM è Woodcock, sicuro, sputato. No, per carità, Woodcock lasciamolo stare. Anzi, è completamente diverso perché è più anziano il mio PM. La giornalista che è esperta di giudiziaria è a Fiorenza Sarzanini, il condirettore del giornale, se il giornale del Corriere è Luciano Fontana,
il capo dell'economia che fa molto trekking, notoriamente, è Massimo Mucchetti, che peraltro nel frattempo è diventato un parlamentare. Riccardo Treves, io ci ho letto Pollari. Pollari? Sì. No, questa è una novità assoluta anche per me, penso. Io quello che fa lo spione, un certo Ivan Cossu, per me è Gioachino Genchi. Quello lasciamolo stare perché ci intercetta subito. Vabbè, ma adesso cui... siamo in diretta, quindi siamo più che intercettati. Insomma, alla fine il divertimento... Allora, quando io ho finito di leggere il libro, faccio outing e mi acquisisco anche un merito con la casa editrice Galerete, ho suggerito per la prossima ristampa, in fondo, metti tutto i nomi dei personaggi e a fianco dei puntini, così ciascuno ci scrive i nomi che ritiene. Insomma, io ci ho scritto questi. Però guarda, io credo che questo sia un giochino che in quello che Berlusconi definisce il teatrino della politica o del giornalismo funziona. In realtà il libro sta andando bene, perché secondo me poi chi lo legge lo vede come un fotoromanzo, ha detto Battista sul Corriere della Sera. È un thriller. Quello non era proprio benevolo, fotoromanzo. Invece, se tu pensi quanto i fotoromanzi negli anni 60 hanno venduto, magari fosse la minima parte di quei fotoromanzi, sarebbe un successone. Senti, ma con il libro che cosa... Ah no, prima ti devo chiedere il salone del libro. Com'è andata la vicenda del Salone del Libro? Perché Battista dice basta andare là e uno lo presenta. Effetti tu ci sei andato io ci sono andato un altro libro per un'altra cosa. Lì è andata così. Tu sai che i torinesi sono molto precisi, no? Per 3-4 mesi è andato avanti questo balletto con il Salone del Libro, che giorno dovevamo andare a presentare il libro, perché doveva essere un avvenimento, perché coincideva con l'uscita. Avevamo anche deciso quale sala doveva essere, la sala blu, la sala rossa, il caffè letterario, e poi si è deciso l'8 maggio, il giorno dell'apertura. 20 giorni prima dell'apertura del Salone del Libro, questo direttore Ferrero, che io ancora ringrazio perché veramente una pubblicità così gratuita, non me l'aspettavo, ha detto che il libro non poteva essere presentato. Allora tutti hanno cominciato a dire chissà chi è che è intervenuto, quale potere forte è intervenuto per bloccare il libro. Io non ci credo assolutamente. Barbara Palombelli ha scritto sul foglio che era sicuramente il banchiere, ma no, di guarda, cui al libro. Guarda, il nostro è sempre anche un paese molto di ruffiane. Secondo me lui pensava chissà di fare quale regalo a qualcuno e l'ha censurato facendomi un regalo fantastico. Secondo me stasera quando vai a casa c'è un naso lungo così. Ma no, è la verità. Tu pensi sul serio che qualcuno abbia telefonato per dire non presentate i libri bisiani e dargli una pubblicità maggiore? Che se la sono pensata da solo? Se la sono pensata da solo. Detto questo, ho avuto una grande fortuna, perché il libro, l'eco di questa censura, e devo dire che Vittorio Feltri è stato molto carino, perché ha detto se Bisignani non va al Salone del Libro non vado neanch'io a presentare il mio libro, che peraltro con Lorenzetto... E si è fatto pubblicità pure lui. È stato molto affettuoso. Però c'è una cosa in questa vicenda del Salone del Libro che mi piace poter ricordare oggi. Mi hanno chiamato poi per presentare un libro, un saggio di un giovane studioso che si chiama Alessandro Iovino su Andreotti ed il potere. Voi sapete che io con Andreotti ho avuto una... Qualche frequentazione. Beh, e l'idea che dopo un anno dalla sua scomparsa Andreotti mi ha messo la mano in testa e mi ha fatto entrare in quel Salone del Libro dove non ero entrato col mio libro, devo dire, questa è una cosa che in qualche modo mi ha commosso. E lì ho portato, parlando di Andreotti, e mi piace ricordarlo a un anno dalla sua morte. Però so che tu vuoi leggere una cosa, ma fermati perché dobbiamo dare una mano al piccolo, alla pubblicità. Ci fermiamo, certo. E poi subito dopo, perfetto, riprendiamo da qua. State con noi. Bentornati a Roma Incontra Rapacis. Ripartiamo da Andreotti. Allora, che cosa c'hai? Un inedito? È un inedito. Sono alcune lettere post-mortem che Andreotti aveva lasciato ai suoi familiari. Post-mortem abbiamo fatto io con Cossiga, poi adesso tu mi hai copiato subito. Sì, sono andato avanti. Ecco, sono delle lettere autografe del presidente Andreotti che lui aveva scritto e aveva lasciato per i suoi figli, e sono state aperte soltanto dopo la sua morte. E cosa dice in queste lettere? In queste lettere dice delle cose che secondo me mi hanno molto colpito, mi hanno molto commosso, perché di Andreotti c'è sempre questa immagine dell'uomo di potere. In realtà in queste lettere ci sono delle cose che sono assolutamente commoventi. Ve ne leggo soltanto una. Nel 2005 lui lascia delle disposizioni ai suoi familiari e in una scrive questo: viene al portone spesso un poverino, più volte ricoverato per cure,
con i miei lo chiamiamo il vecchietto, aiutatelo. Ecco, la figura di Andreotti, del quale si è parlato tanto, in realtà è veramente la figura di un popolano romano, le cui porte erano aperte per tutti. E a me piace ricordare questo aspetto di Andreotti che un pochino è stato dimenticato. E, sì. E queste lettere, ci sono alcuni episodi di questo genere qua e io volevo ricordarli in questo modo. Senti, Cossiga dice che insomma la politica è finita nel 92 e che siamo di nuovo come nel 92. Tu come la vedi? Beh, e Andreotti che cosa penserebbe se interrogato su questo? Andreotti era innanzitutto un uomo di grande metodo nella sua gestione del potere e della presidenza del Consiglio, quando è stato Presidente del Consiglio. Secondo me il disordine che lui vede sia al governo che in Parlamento sono, secondo me, uno degli aspetti maggiori della crisi attuale. Io credo che adesso sia ancora peggio del 92, perché comunque nel 92 se i giudici fossero andati più a fondo probabilmente ci sarebbe stata una rinascita. Adesso non vedo più neanche la rinascita, perché non vedo neanche le persone. Tu hai subito nel 92 i giudici, adesso dici avrebbero dovuto andare più a fondo. Beh, dovevano andare sicuramente più a fondo. Io ho sempre detto che quella è stata un'inchiesta sacrosanta. Se fossero andati oltre il portone di Bottega Oscura, probabilmente si faceva piazza pulita sul serio, e secondo me il paese sarebbe rinato. Mentre invece viviamo sempre ancora in quella bolla. E oggi non vedo protagonisti in grado di risollevare il paese. Ma quando tu vedi per esempio degli episodi come lo scontro tra Robledo e Bruti Liberati alla Procura di Milano, pensi che a questo punto, come dire, siamo andati oltre, che ci sia un tutti contro tutti che coinvolge anche quel potere forte che aveva determinato molte cose in Italia come la magistratura? Beh, devo dire che non è una novità lo scontro tra magistrati, basta ricordarsi quello che era successo ai tempi di Mani Pulite tra Tiziana Parenti e Borrelle, cioè i magistrati anche loro sono uomini e litigano anche molto fortemente, insomma. Senti, ma tu pensi che esista diciamo oggi un piano? Qualcuno parla di giustizia e orologeria. Per la verità Pigi Battista, l'abbiamo sentito su questo, dice di no. Sentiamo un attimo il contributo sulla giustizia e orologeria. Io ho imparato a non usare mai più il concetto di giustizia e orologeria, perché essendoci scadenze praticamente ogni mese di ogni anno, la giustizia e orologeria a un certo punto non si capisce più quand'è, prima delle elezioni, dopo le elezioni, prima di una sentenza, dopo una sentenza. Bisogna sempre avere un'impostazione garantista, che non significa né colpevolista né innocentista, ma quella cosa elementare che vale in tutti i paesi del mondo, che ci sia una presunzione di innocenza fino a una condanna definitiva. Beh, no, io credo che il problema fondamentale della giustizia in Italia siano i tempi della giustizia. Cioè, noi siamo ormai abituati a questa giustizia spettacolo nella prima parte dell'indagine e dopodiché si perde tutto in derivoli di anni. Ecco, io credo che il vero problema della giustizia... Molte cose non vanno neanche in porto. Cioè... Non andranno neanche in porto. Ecco, questa spettacolarizzazione della giustizia è una cosa che mi turba, così come mi turba continuare a leggere sempre le intercettazioni sui giornali. Senti, ma quando vedi che ci sono personaggi come Frigerio o Primo Greganti, cioè personaggi che... appunto nel 92 erano protagonisti di quell'epoca e tornano di nuovo nelle cronache giudiziarie, pensi che l'orologio non si sia fermato, pensi che non sia servito a niente, qual è la sensazione che provi? Penso che sia un sistema, quello degli appalti, che non è mai riuscito ad essere veramente trasparente, perché è talmente complicato, talmente cavilloso. Io so che un imprenditore, diciamo un costruttore, la parte più complicata del suo lavoro non è costruire, ma arrivare a mettere un mattone. Cioè questa giungla di leggi e poi anche questa pletora enorme di funzionari pubblici o di autorità a vari livelli che devono dare un'autorizzazione, finisce per rendere il sistema sempre più complesso. Ma la storia di Scajola invece che sensazione ti ha dato? Ma la storia di Scajola... Ma io naturalmente, quando c'è una persona che ha rivestito incarichi importanti, che finisce così alla gogna, beh, io primo non giudico e secondo rimango molto attonito, perché voglio capire veramente che cosa è successo. Sei d'accordo con Feltri che dice giusto indagare, perché
i motivi, diciamo, dell'indagine sono importanti, ma non c'è nessun bisogno di fare un arresto? Beh, l'arresto è una cosa tipica italiana, cioè c'era l'inquinamento delle prove, c'era la possibilità di fuga, c'era, non lo so, io non giudico, sono stato troppo giudicato io per giudicare gli altri. E quindi dell'Utri anche? Dell'Utri comunque aveva un passaporto, è andato in un albergo con il suo passaporto, con la sua carta di credito, cioè gliela potevano togliere prima, insomma. Senti, il picconatore dice però, ma state tranquilli, adesso c'è quel ragazzo Renzi, giovane, democristiano, svelto, sveglio, era sarcasmo o... Io qui, ripeto, sono in conflitto di interesse, che c'ho mia figlia che da Lucrezia che da 3 anni ha messo su un fan club per Renzi, per cui come dico mezza parola contro Renzi poi me la trovo per la settimana successiva contro. Beh, devo dire che lui è stato una ventata di grandissimo entusiasmo che però adesso si scontra con un sistema politico che lui vuole assolutamente rottamare, probabilmente senza averne i mezzi. Perché fare questa riforma senza un Parlamento e senza persone sue nei posti fondamentali dello Stato mi sembra che comincia a essere un po' velleitaria. Ma tu che conosci i meccanismi, per esempio, pensi che questa cosa degli 80 euro ci abbiano ragione i funzionari del Senato che hanno detto guardate che non ci sono coperture o che invece abbia ragione lui e insomma... Guardi, Andreotti diceva che le coperture comunque volendo si trovano sempre. La realtà è che crea un... Così si è fatto il debito pubblico. Sì, certo. Perciò, voglio dire, da questo punto di vista, io credo che stiamo illudendo ancora una volta gli italiani e credo e ho paura che questa sia la volta finale. Il picconatore dice sempre che ci sono interessi americani dietro Grillo. Se non sbaglio, nel tuo primo libro... Nel libro che avevo scritto alle domande, rispondendo alle domande di Paolo Madron, l'uomo che sussurra i potenti, beh, io dicevo che era singolare come Grillo avesse quella frequentazione con l'ambasciata americana, con ambienti dell'ambasciata americana, e anche come i due capigruppo di Camera e Senato, la prima cosa che hanno fatto, correvano dall'ambasciata via Veneto, dall'ambasciata americana. Quindi da lassù ci vede bene. Da lassù ci vede bene e poi sugli americani lui c'ha sempre... Ma se Grillo arriva al 28 a pochi passi dal risultato del PD, vince politicamente lui le elezioni, che succede? Vince lui le elezioni, ma io credo che l'unica speranza per Renzi sia quella di andare a votare prima possibile. Perché questa, per le politiche, questa bolla mediatica che lui ha creato, secondo me o va alle elezioni oppure finisce male. Ma Berlusconi lo diamo per spacciato? Beh, l'abbiamo dato per spacciato troppe volte, io non sono di quelli che dà Berlusconi per spacciato, certo... Io già un anno fa, visto che stiamo riparlando... L'hai visto, l'hai sentito recentemente? No, non l'ho visto né sentito recentemente, anche perché adesso c'è questo cerchio magico per cui credo che sia quasi impossibile riuscire a parlare con Berlusconi. Anche a te ha fatto impressione vedere sul Corriere della Sera un'intervista politica della signora Pascale? Beh, sì. Io ancora una volta ribadisco che l'unica salvezza per Forza Italia è quello di rilanciare la candidatura di Marina Berlusconi. L'ho detto un anno fa, la cosa era stata presa con qualche scherno, adesso ci cominciano a pensare un po' tutti, anche perché credo che sia l'unica persona della quale Berlusconi si può veramente fidare e l'unica che può compattare un partito dove c'è il Libera Tutti. Il problema è che si devono fidare gli italiani, che non è proprio così automatico. Beh, però gli italiani secondo me si fiderebbero ancora di Marina Berlusconi. Senti, ma i poteri. Il Cardinal Bagnasco, sempre sul Corriere della Sera, ha detto in un'intervista che ci sono poteri occulti che comandano in questo paese. Beh, io credo che lui pensava a te. No, sicuramente non pensava. Secondo me lui pensava a Bergoglio, perché devo dire la verità, non credo che il Cardinal Bagnasco sia proprio nel cerchio magico, per cui... Perché dici che l'hanno fatto fuori dalla CEI? Beh, insomma, lì c'è un clima... Però anche nel libro, la Chiesa, nel tuo libro, la Chiesa non è che esce bene, Forse è una Chiesa pre-Francesco. Una Chiesa pre-Francesco, sì, sicuramente era una Chiesa pre-Francesco. Senti, ma i poteri comunque finanziari, economici, quando vedi Della Valle e John Elkann che si mandano a quel paese, Greco di Generali che chiede i danni al suo predecessore, De Benedetti che dice... Se Berlusconi viene a fare i servizi sociali nelle mie case di riposo non ne esce vivo. Cioè,
cioè un bel tutti contro tutti. Ha ragione Cossiga, poteri marci. Insomma. Poteri marci è proprio la dimostrazione plastica che poteri forti non ce ne sono più in questo paese. C'è questo potere incredibile ormai che è della rete, perché ormai purtroppo la politica segue la rete, seguendo la rete segue le emozioni, a volte giuste, a volte sbagliate. Non c'è più una classe dirigente e non c'è più soprattutto la riflessione, mancano i partiti e manca poi anche il Parlamento, diciamo la verità. Ormai lo stesso Renzi va avanti a colpi di fiducia, le commissioni parlamentari non esistono più. Ti ricordi tu per caso recentemente un dibattito parlamentare su un grande tema? Zero. Ma recentemente bisogna andare molto indietro. Senti, ma però tu hai scritto un libro per farci capire, per dirci che un potere importante, non so se forte, ma importante, è quello dei giornali, che un direttore ha la possibilità, diciamo, orientando l'informazione, di creare anche degli stati d'animo nell'opinione pubblica. Quindi quello è il potere vero? No. Io innanzitutto ho scritto un libro che è un thriller, che voglio che diverta la gente con continui colpi di scena, e così sta funzionando. Poi, visto in quel modo lì, devo dire che uno dei problemi, e perciò questo ti vengo dietro, è la mancanza di un'editoria pura in Italia, cioè il conflitto di interessi che c'è sulla stampa in Italia è una forse dei problemi da risolvere. Del resto, senti cosa dice Battista su questo punto qua. Sull'editore puro. Sull'editore puro, sì. Contano i giornalisti moltissimo quando gli editori sono pochi. La libertà non è sulla qualità degli editori, la libertà è che ci siano tanti editori. Io mi sento più libero, non perché il mio Dio possa parlare male del mio editore, questo non succede in nessuna parte del mondo, ma io mi sento più libero se io, volendo parlare male del mio editore, posso trovare un altro editore che mi assume. Non credo che l'editore puro sia di per sé una garanzia di autonomia e di indipendenza. La garanzia di autonomia e di indipendenza si ha quando l'industria in generale, l'editoria in particolare, non deve dipendere dalle decisioni del potere politico. Che dici? Beh, io sono abbastanza d'accordo sul fatto che questa cosa dell'editore puro è un po' una mitizzazione. Insomma, tu nel libro addirittura hai creato una situazione. Io ho creato una situazione di un editore puro che poi alla fine. No, ma io arrivo diciamo a un altro. Non succede perché sennò. Perché sennò nessuno legge il libro. Io arrivo a un'altra conclusione. Dico che l'editore puro dovrebbe avere delle agevolazioni, mentre invece fino adesso sono state date un po' a pioggia. Mentre invece delle agevolazioni all'editore puro, secondo me, contribuisce a una stampa un po' più ma libera. Ma l'editore puro cos'è? Cioè uno che si confessa tutte le mattine? No, un editore puro è uno che il 70% della sua attività è rivolto all'editoria, cioè non c'ha una banca, non c'ha un'assicurazione. Chi c'è in Italia di editori puri? Beh, di editori puri ce ne sono veramente pochi, forse c'è Ciancio in Sicilia, un po' Riffeser, però lui è Cairo. Comunque. E Cairo sicuramente, che comunque sta facendo bene, adesso anche ha preso la 7 e da lì sta facendo bene, insomma. Senti, ma e invece i giornalisti secondo te contano gli editorialisti, contano gli opinionisti? Tu per esempio nel libro citi uno che anche per assonanza sembra Galli della Loggia, torno sempre ai nomi. Dellicarri. Dellicarri sembra Galli della Loggia. Gli editorialisti hanno peso? Gli editorialisti hanno peso, ma Feltri diceva. Guarda, proprio che stai parlando con un editorialista, sì. Quindi cerca di essere attento. Feltri diceva che una, e perciò è molto più autorevole di me, ed è un direttore autorevole anche lui stesso, che i giornalisti italiani si autocensurano. Cioè il giornalismo italiano è un anche Romiti serio. Aveva detto tiratevi sulle braghe e vedrete che non vi succederà niente. Certo, e questo dice che è il male maggiore dei giornalisti italiani, si autocensurano e vogliono sempre compiacere il potente ma tu turno. Tra Corriere e Repubblica cosa scegli? Ma tra Corriere e Repubblica devo dire la verità, scelgo per assurdo il Fatto. Perché Chiare Lettere è collegato col Fatto? No, assolutamente no. Ma perché è vero che consideri Travaglio la miglior penna che ci sia in giro? Beh, quando anche Berlusconi ho sentito l'altra sera. Io questo l'avevo già detto, per cui non ho copiato. Allora, Berlusconi. L'hai suggerito tu a Berlusconi? No, non l'ho suggerito io. Quando Travaglio scrive non di giustizia, non di trattative Stato-mafia... E quando Moiro scrive di questo? No, scrive, fa degli articoli da quel punto di vista, quando prende in giro i potenti, secondo me... mi ricorda, noi che abbiamo i capelli bianchi, Saviane dell'Espresso di tanti anni fa, sicuramente... Ha scritto di questo libro Travaglio o no?
No, di questo libro no, il giornale se ne è occupato molto e anche l'altro giorno hanno fatto un grande articolo dicendo che il prossimo anno forse la cosa migliore è essere censurati al salone perché allora si vende di più rispetto a quelli che ci vanno proprio domenica. Preferisci finire nelle grinfie di Santoro o della Gabanelli? Bah, devo dire la verità, preferirei non finire nelle grinfie nessuno dei due. E comunque adesso degli Innocenzi, visto che è la nuova star di servizio pubblico. A proposito di star... Da Mico Cruciani che abbinamento è? Beh, da Mico Cruciani fanno il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. E devo dire, lei è molto maestrina e lui spassoso. Insomma, sono stato loro ospite nella seconda trasmissione. Ma tu le parolacce che dice alla radio le sopporti? No, alla televisione non le dice. Sì, ho visto che non le dice. Senti, facciamo un giochetto della torre. Annunziata Lerner? Chi butto giù dalla torre? Chi butti giù, chi salvi? Beh, no, gli do anche una spinta, Lerner. Ah, proprio. Senti, e Feltri Sallusti? Feltri Sallusti, beh, una bella gara, beh, cercherei di trattenerli tutti e due, di non buttarsi. Bugiardo. Vespa Floris? Beh, butterei Floris. Della Valle El Can, sempre per stare in editoria? Della Valle El Can, Della Valle dice cose giuste ma nel modo sbagliato secondo me, perché è troppo aggressivo. Secondo me un manager a quel livello non dovrebbe essere così aggressivo, però ha messo il dito. E quindi chi butti giù? Butto giù forse Della Valle. Ah, lo butti giù comunque. Senti, e invece per esempio buttiamo lì due magistrati, insomma, Woodcock e Di Pietro. Woodcock e Di Pietro, butterei giù Di Pietro. Ah, salvi Woodcock, sì. Perché è ancora in funzione. No. Senti, e adesso ti faccio una domanda difficilissima, però te ne metto tre, devi scegliere uno. Tra Razzi, Scilipoti e De Gregorio chi scegli? Tra Razzi, Scilipoti e De Gregorio. Beh, scelgo Scilipoti. Io sceglierei Razzi nella versione imitata. Quella diciamo. Imitata. Quella è fantastica. Senti, e tra due belle donne come Carfagna e Boschi? Beh, devo dire che la Boschi l'altra sera, così apparecchiata, che vuole essere la Carfagna, se la vedete in quel vestito rosso. Un linguaggio da Gospiesco. Ma se l'avete vista all'entrare al maggio, dico, è una Boschi che vuole sembrare la Carfagna. Perciò, comunque, logicamente difendo la Carfagna e butto giù la Boschi. Sì, e invece, torniamo alla politica. Tu hai conosciuto tutti i democristiani di un tempo, meglio che di altri partiti. Tolto Andreotti, che sennò ovviamente non ci sarebbe partita, tu tra De Gasperi, Moro, Fanfani, De Mita, Forlani, Gava, chi sceglieresti? Chi sarebbe il tuo interlocutore preferito? Beh, De Gasperi sicuramente, perché è quello che ha avuto la visione. Beh, sono periodi diversi, secondo me non si può. Ecco, sì. Su questo non possiamo scherzare. Ecco. De Gasperi, Moro e Fanfani hanno fatto la ricostruzione dell'Italia. Perciò voglio dire, sono dei personaggi talmente importanti, ce ne fosse anche mezzo di loro adesso avremmo risolto molto più problemi. Per cui e a sinistra che cosa ci vorrebbe? Un Togliatti, un Berlinguer? A sinistra sicuramente Togliatti, ricordiamoci quello che ha fatto per la giustizia Togliatti, la lungimiranza che ci ha avuto. Berlinguer è campato troppo poco. Mi dai una definizione di Gianni Letta e poi anche una di suo nipote Enrico? Gianni Letta ha avuto un grande limite, secondo me, che non ha avuto il Presidente del Consiglio che avrebbe dovuto avere. Perché se lui avesse avuto... Aspetta che telefona Berlusconi, il Cavaliere... No, ma lo dico con convinzione. Cioè, il sottosegretario alla Presidenza è una persona chiave e lui l'ha interpretata nel migliore dei modi. Però comunque aveva bisogno di un Presidente del Consiglio più presente a Palazzo Chigi. Se Berlusconi fosse stato più presente a Palazzo Chigi, quella sarebbe stata una coppia straordinaria. Magari potevano essere zio e nipote, cosa dici? Devo dire, il nipote, io non ho mai avuto simpatia per il nipote, mi è diventato simpatico quando ho visto... È stato fatto fuori da Renzi, che mi pare una pagina non bella. Senti, ma di quelli che sono un po' scomparsi, chi torna, per esempio? Tremonti torna? Non credo che torni Tremonti, anche se comunque è un uomo che affascina. Sì, ci prova, è comunque un uomo che affascina e che io stimo molto. Bersani tornerà o salute permettendo, dice? Cioè, Bersani poi ormai è inchiodato alla caricatura che gli ha fatto Crozza, per cui secondo me non tornerà. E Rutelli?
Berutelli so che si sta molto dando da fare per la cultura. Senti, ma visto che siamo in tempi di quote rosa, se la Palombelli si candidasse in politica... Io ho un debole per la Palombelli, perché la conosco da tanti anni. Quindi non ti posso fare la domanda. E quindi non mi puoi fare la domanda. Se la sarebbe, sicuramente Andreotti la voterebbe. Senti, chi va a fare il commissario europeo, secondo te, D'Alema o qualcun altro? O D'Alema o Letta, insomma, uno dei due, certamente. Tu voti per D'Alema, ci scommetto. Io voto per D'Alema, credo che ha ormai una grandissima esperienza internazionale. Senti, dei poteri economici, la Confindustria mi sembra... Oddio, Squinzi ha salvato il Sassuolo. Se ti ricorderai, l'anno scorso io ho detto che Squinzi l'aveva un po' ridotta a una specie di bocciofila. Lo confermo, ecco, la cosa buona che ha fatto, sta andando bene la sua azienda e ha salvato il Sassuolo. Certamente, probabilmente occupandosi tanto del Sassuolo, ha affondato la Confindustria, che non è più un interlocutore. Chi faresti presidente della Confindustria prossimo? Adesso quella è una cosa talmente, un meccanismo talmente complicato, i saggi, le associazioni, tu che la segui da anni lo sai benissimo, per cui bisogna vedere se un grande imprenditore come può essere Rocca, oppure un riformatore della Confindustria come può essere Regina, che adesso da poco ha lasciato. Però Regina ha avuto qualche screzio con Squinzi, forse può essere... Ha avuto anche qualche screzio con Squinzi, ma credo che la base della Confindustria si sia molto pentita di aver portato Squinzi a fare il presidente. E Marchionne? È uno con le palle o un furbastro? Sicuramente uno con le palle, non si può proprio assolutamente... Però le due cose possono anche convivere. Sì, io sono più per pensare che sia uno con le palle. E basta, e non furbastro? No. Senti, e poi ha avuto anche il merito di mettere in un angolo un po' il sindacato. Nessuno ha fatto quello che... Il sindacato a proposito, non si salva nessuno dei tre? No, i tre di adesso no. Io sono ancora per Carniti, Lama e Benvenuto. Sei rimasto un po' indietro. E invece c'è una cosa che mi deve aiutare a capire, ma questa burocrazia, i burocrati, gli alti papaveri dello Stato, la ragioneria, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, il TAR del Lazio che è sempre di mezzo, la Corte Costituzionale, il CSM, cioè queste sigle sono robe che contano davvero oppure no? Guarda, la Seconda Repubblica ha ucciso la burocrazia. C'era una grande tradizione nella burocrazia italiana. La burocrazia buona? No, non bisogna sempre fare le distinzioni tra buono e cattivo. C'era una scuola nella burocrazia italiana, si diventava primo dirigente, si diventava dirigente superiore, si diventava dirigente generale, così nella ragioneria. La Seconda Repubblica ha fatto sì che tutta una serie di ragazzotti portati da ministri improvvisati diventassero direttori generali di ministeri e l'hanno scassata. La verità è questa, cioè la burocrazia italiana ormai è in balia di una serie di ragazzi che non hanno né la competenza e né la preparazione dei ministeri in cui stanno. E questo è uno dei guai della situazione attuale. Ti sei anche guadagnato un applauso. Senti, ma il potere, secondo te, Kissinger dice, e io come dire, lo trovo interessante, dice il più grande afrodisiaco che ci sia. Il potere cos'è secondo te e tu come l'hai visto vedendolo da vicino per dirla andrentianamente? Ci sono due tipi di potere, c'era il presidente Andreotti che entrava e usciva da Palazzo Chigi rimanendo sempre lo stesso e degli altri che invece penso a De Mita che si sono poi impazziti attorno al potere, le scorte e tutta quella storia là, per cui dipende come la persona vive il potere e questo è certamente un grave problema. La politica, se vista solo come uno strumento di potere, è chiaro che poi ti crea dei problemi enormi. La cosa che ti ha fatto più schifo guardando il potere da vicino qual è stata? La cosa che mi ha fatto più schifo? Sì. Ti ripeto, io non giudico. Senti, ma nel mondo invece il potere? Nel mondo il potere adesso... Dice che per esempio Putin sia oggi più potente di Obama, che la Cina sia più forte, adesso al di là della storia del PIL... Poi qualcuno dice no, invece sono i banchieri, il gruppo di Bilderberg. Dove sta il potere nel mondiale? Esiste una sorta di cupolona dove ci sono credo, quelli che contano? No, credo che mentre prima sicuramente esisteva, ed esisteva tutte le varie forme di organizzazione, da Bilderberg dal trilateral e così via, adesso credo che non sia più così. Il continuo metamorfosi dell'informazione e la rete hanno condizionato
completamente e totalmente il potere. E devo dire che in questo l'apripista è stato Obama. Obama non sarebbe mai diventato presidente degli Stati Uniti senza quella forza enorme che gli veniva dalla rete, che ormai condiziona un po' tutti. Insomma, anche noi in Italia vediamo che anche il dibattito politico, vediamo quello che è successo anche per l'elezione del Presidente della Repubblica, quando i grillini hanno candidato Rodotà, e alla fine era la rete che aveva imposto un nome che nessuno poi peraltro approvava in quel momento. Chiudiamo di nuovo tornando al libro e alla tua voglia di essere scrittore. Ormai ci hai preso gusto, ne hai messo in cantiere un altro? Certo. E su cosa? Beh, questo è troppo presto, adesso cerchiamo di far andare avanti questo. Sempre un romanzo? Sempre un romanzo, sempre una spy story, ti divertirai. Senti, anche... Lo sai che dopo di te viene un mostro sacro come la Capria? Raffaele la Capria è una persona straordinaria che io incontravo a casa di un mio carissimo amico che non c'è più. Che ecco, l'ha inguagliato pure a lui adesso che incontravi. No, c'è una registrazione. È finita. Anche la Capria. Ed è grandissima, e su Capri, e ci siamo visti più volte a Capri. Bene, grazie a Luigi Bisignani di essere stato con noi. Diamo una mano al piccolo, pubblicità, restate con noi perché fra poco ci sarà appunto Raffaele La Capria. Bentornati a Roma Incontra Rapacis, buonasera a Raffaele La Capria, scrittore, buonasera, autore di un libro che si chiama 90 anni di impazienza, un'autobiografia letteraria per Minimum Fax, e autore per Mondadori di un libro che si chiama La bellezza di Roma, sono solo gli ultimi di Raffaele La Capria, un applauso. Tutti lo conosciamo, ma brevemente. Nato a Napoli 91 anni fa, sposato con l'attrice Ilaria Occhini, scrittore, sceneggiatore, collaboratore delle pagine culturali del Corriere della Sera, autore di radiodrammi per la RAI, è una delle firme più nobili della nostra letteratura, ha una storia che è stata punteggiata dall'amicizia con personaggi straordinari, da Parise a Flaiano, da Gadda a Pasolini, a Moravia, amicizie importanti, a cominciare da quella del presidente Napolitano, e a dispetto dell'età la sua penna è ancora vigorosa, come dimostrano i suoi libri, la sua ironia sferzante. Allora, La Capria, perché impazienza? Qual è la sua impazienza? L'impazienza è una forza necessaria per andare avanti a scrivere, per cercare le occasioni della scrittura, per avere curiosità del mondo che c'è intorno e soprattutto per scoprire continuamente chi siamo noi. Perché non lo sappiamo bene, fino alla fine. Io ho 92 anni. A 92, ho sbagliato. E quindi ancora non ho capito bene il centro. Ma dov'è. C'è ancora un po' di anni per arrivare a capire. Senta, ma lei è stato impaziente fin da ragazzo, però? Certo, sono stato sempre impaziente, perché impazienza vuol dire anche vitalità. Però c'è una forma di impazienza che vorrei sottolineare, in quanto che stasera, dopo aver ascoltato voi, voglio premettere che io non vorrei fare un discorso mai politico. Assolutamente. Ma perché di politica non so niente. No, ma qui parliamo di letteratura. Ma letterario. Assolutamente. E quindi le questioni le presenterò sotto l'aspetto letterario. Assolutamente. L'impazienza ha molte facce, ma certe volte una delle facce dell'impazienza è quella di voler precedere l'esperienza, capito? Cioè, per esempio, parliamo di un adolescente, si sa che gli adolescenti scoprono l'amore nell'adolescenza, no? Ecco, l'impazienza, infatti il mio libro primo si chiama Un giorno di impazienza. Pensate, era nel 1952 il primo libro. Del 52, sì. L'impazienza è il desiderio di anticipare un'esperienza che uno non ha fatto. E quindi ti porta
a fare una serie di errori quando poi ti butti nella vita. E in un giorno di impazienza io ho raccontato di questa impazienza, cioè di un giovane il quale vuol sapere cos'è l'amore, cos'è il sesso, eccetera, e vi si butta senza sapere dentro veramente cos'è. Molti decenni dopo, però, quanti errori si attribuisce di aver fatto? Quanti pentimenti? Tutti i libri che io ho scritto, li ho scritti su un personaggio che non si sentiva mai all'altezza dell'esperienza che stava facendo. E quindi, in un libro intitolato L'amorosa inchiesta, attraverso la mia vita dalla adolescenza alla vecchiaia, e racconto tutti i momenti in cui sono stato inadeguato all'occasione che mi si presentava. E per esempio racconto di un mio primo amore e di come quel primo amore è fallito per l'inadeguatezza. Il rapporto con mia figlia, la mia prima figlia, come si sono affievoliti per errore e per l'inadeguatezza. I rapporti con mio padre, parlo di cose, diciamo così, di cui tutti hanno fatto esperienza, perché parlo dei rapporti tra gli uomini, tra di loro, e soprattutto, visto che stiamo parlando di questo proprio adesso, di famiglia, padri, madri, figli, ecco, questi rapporti io ho cercato di indagarli e di indagarli nel modo più spietato possibile. Infatti il libro dove faccio questi racconti si chiama L'amorosa inchiesta, dove da un lato c'è la parola amorosa, che è una parola che riguarda i sentimenti, e dall'altro c'è la parola inchiesta, che è una parola che riguarda il giudizio su questi sentimenti, che spesso è spietato. Senta, ma secondo lei com'è cambiata la dinamica nel rapporto tra le persone, dentro le famiglie, rispetto a quando, per esempio, ha scritto il suo primo libro? Ma queste cose qui non le so bene, perché sono delle cose che i sociologhi studiano meglio, però posso parlare soltanto di sensibilità, di mia sensibilità. Certo. E penso a volte le sensibilità sono più importanti delle analisi. Beh, per uno scrittore sì. Appunto. Penso che la famiglia non è più come una volta stretta in un cerchio, ma questo cerchio si è allargato e la distanza tra genitori e figli credo che sia aumentata. Quindi se lei avesse un figlio oggi avrebbe più difficoltà di quelle che ha avuto con sua figlia in passato? Beh, lì nel racconto, i racconti sono sempre delle cose un po' particolari, anche se io credo che niente possa essere detto meglio se non che in un racconto, perché il racconto è la forma più naturale che noi abbiamo quando vogliamo raccontare, quando vogliamo dire una cosa, no? Noi raccontiamo continuamente. Ieri ho visto a casa di, domani vado da, e sono piccoli racconti che facciamo senza accorgercene, poi lo scrittore li fa a modo suo. Senta, ma l'Italia che lei ricorda, parlo della società, quella quando ha scritto il primo libro, cioè quella degli anni 50, quando il paese rinasceva dopo la guerra, oppure quando lei ha vinto nel 61 il premio Strega conferito a Morte, che erano gli anni della Dolce Vita, ecco, quell'Italia là le manca? Pensa che non tornerà più, la pensa così lontana da quella di oggi? È cambiato tutto. Allora c'erano le grandi idee. Oggi sembra sempre di fare il conto della spesa,
quanto possiamo prendere da qui, quanto possiamo levare da lì, eccetera. Economia prima invece domestica. C'erano le grandi idee nella testa di nostra, la più grande di tutte era l'idea che volevamo cambiare il mondo. Adesso nessuno vuole cambiare il mondo, adesso non si vola alto coi pensieri, si vola basso coi conti della spesa, e questo non è proprio un bene. Addirittura mi viene la nostalgia dell'epoca in cui c'erano le grandi ideologie, perché perlomeno erano cose che facevano lavorare la fantasia, mentre invece oggi, con tutti questi numeri che non sappiamo bene come dominare, perché ci dicono tante cifre, quando noi sentiamo dei dibattiti politici si sentono sempre cifre, e anche se noi avessimo un calcolatore nella testa non si può controllare questa matematica che la politica ci somministra ogni volta attraverso i dibattiti televisivi, eccetera. Però l'Italia ha avuto dei momenti difficili, anche lei per esempio ha scritto negli anni 70 dei libri che, come dire, risentono del fatto che gli anni 70 erano anni difficili, terrorismo. Sì, ci sono state naturalmente i riflessi della letteratura, della storia del nostro paese. Il clima, diciamo, che questo c'è. È inevitabile. E quindi posso benissimo dire che io trovo che il periodo più bello della mia vita, forse perché ero giovane, sono stati gli anni 60, e che sono stati anche gli anni più belli di Roma, tant'è vero che si parla sempre di una dolce vita romana, perché è vero, allora c'erano tanti, oggi tanti che persone, diciamo, notevoli, no? Sia nel teatro, sia nel cinema, sia nella letteratura, potrei fare i nomi, ma si sa. Beh, nella letteratura c'era Moravia, il Samorante, c'era Buzzati, c'era tanta gente di grande valore. Nel teatro c'era Visconti, Strehler, tra gli attori c'era Magnani, Mastroianni, e c'era tanta gente. E oggi secondo lei non c'è nessuno oggi, che valga? No, oggi ci sono naturalmente, perché non è che all'improvviso tutto finisce. Tutto crolla. Però non valgono quelli, perché quelli avevano qualche cosa che questi hanno meno, non dico che non hanno, ma hanno meno. Erano carismatici, cioè creavano intorno un enorme fascino, suggestione in chi li seguiva. Senta, ma diciamo dei nomi che lei ha incontrato, per esempio Giorgio Napolitano era un suo compagno di... Come? Giorgio Napolitano era un suo compagno di liceo, giusto? Sì, ma allora ci frequentavamo poco. Io con Giorgio sono stato amico già da allora, poi c'è stato tutto il periodo in cui lui era un capo comunista, in cui non le vedevo neppure da lontano, anche perché io non ero, all'inizio sì, come tutti i ragazzi sono stato comunista, ma poi dopo non ero comunista. Quando ho cominciato a ragionare. Quindi c'era stato un grande distacco. Invece la cosa carina è stata che dopo invece lui si ricordava tutto, anche i minimi avvenimenti della nostra giovinezza, e quindi c'è stato un ravvicinamento che a me ha fatto molto piacere. Senta, e anche a lui, credo. Senta, e per esempio invece un uomo come Pasolini, che ricordo ha di Pasolini? Beh, era un uomo, intanto era un uomo geniale, poi era un uomo di multiforme ingegno, perché era bravo in vari settori, nella critica letteraria, nel cinema, nella poesia, insomma, dovunque lui ha messo lo zampino, si vedeva che c'era una personalità molto forte a guidarlo, e insomma come lui ce ne sono stati pochi. Senta, io però di quelli che lei ha conosciuto, quello che preferisco come autore è Parise. Beh,
Perché poi voi eravate molto amici, no? C'è una differenza, perché Parise era un artista vero, nel senso che per me, che sono scrittore, a me ha insegnato molte cose. Ha insegnato soprattutto il senso che non bisogna farsi catturare, come succedeva invece al tempo di Parise, quando c'era Pasolini, farsi catturare dall'ideologia. Uno scrittore deve essere libero dall'idea che le cose sono stabilite attraverso un ragionamento ideologico. Parisi fece questa scommessa in un'Italia che era tutta propensa verso l'ideologia, e cioè rivoleva ristabilire nella scrittura il valore dei sentimenti. E questo gli è costato un certo ostracismo, tant'è vero che lui è meno famoso stato, ora comincia, di quanto avrebbe meritato. E comunque c'è un racconto molto bello in cui questa cosa viene fuori. È un racconto di Parisi che si chiama Antipatia. Ci conoscevamo tutti allora. E Pasolini telefona a Parisi e gli dice: senti, ci sono degli esuli spagnoli, eccetera, eccetera. Chiedo il tuo contributo, un piccolo contributo, per aiutare la loro causa. E Parisi risponde: no, non voglio dare questo contributo. Allora Pasolini gli dice: ma come, se tu ti rifiuti diventi, come dire, nemico di queste persone, ti chiameranno fascista, diranno che tu insomma sei di destra, sei un conservatore. E lui rispose la famosa frase: non me ne intendo. E voleva dire che uno scrittore non se ne deve intendere di queste cose, se vuole scrivere veramente deve interessarsi ai sentimenti, ai rapporti tra le persone, perché sono quelle le cose fondamentali per uno scrittore. E a proposito di questo, volevo fare due parole intorno a tutto quello che ha significato questo incontro con Parisi per me. La prima è stata questa: ho pensato a come sono diventato scrittore, come è successo, insomma, che io all'improvviso ho detto: sono uno scrittore. E sono riandato indietro nella mia vita e mi sono ricordato di quando una volta, questo l'ho scritto, quindi qualcuno di voi lo sa già, di quando ritornavo da scuola per andare a casa e attraversavo la villa comunale di Napoli e all'improvviso da un albero un canarino volò sulla mia spalla. In quel momento il mio cuore prese a battere per l'emozione e io dissi: il canarino sentirà il battito del cuore, la mia emozione, e volerà via. E infatti il canarino lo sentì e volò via. Quando tornai a casa, volli raccontare questo fatto a mia madre. Ero sconvolto da questa improvvisata che mi aveva fatto il canarino. E allora dissi: mamma, un canarino si è posato sulla mia spalla. E mentre lo dicevo, mi accorsi che non avevo detto niente di quel batticuore e di quell'emozione che in quel momento era la cosa principale che dovevo dire. E cominciai a pensare: ma come si fa a trasmettere con le parole un'emozione? Come si fa a trasmettere con le parole il battito del mio cuore? E da allora ci sto pensando ancora. C'è riuscito. Vi spiego anche qualche ragionamento che ho fatto dopo. Ho fatto un ragionamento che per trasmettere un'emozione
non bisogna essere emozionati, altrimenti si sbaglia. Bisogna essere freddi come uno stratega e un generale che comanda un esercito di parole. Bisogna scegliere quali sono le parole necessarie per conquistare il castello delle emozioni. Bisogna dire com'è il terreno che si deve perlustrare. Insomma, bisogna sapere tante cose. Diceva Pessoa, il grande scrittore portoghese, diceva, ogni tanto ho dei vuoti di memoria. Vabbè, non servono le parole precise, serve il concetto. Ora la prima parola non è quella giusta, ma poi viene bene. Diceva lo scrittore, è un fingitore che finge così perfettamente che riesce a fingere che è dolore, a fingere che è dolore, il dolore che davvero sente. Bravo. Cioè, scrivere è rendere con la finzione un'emozione. E questo è il compito dello scrittore. La Capria senta, le dà più emozione sentirsi napoletano o sentirsi romano? Allora qua il discorso è lungo. No, ci abbiamo poco tempo. Ci abbiamo poco tempo, ci abbiamo un paio di minuti. Ma lo faccio in 3 minuti. Ce l'abbiamo 1 e mezza, ma faccia. Una cosa fondamentale per uno scrittore sono le immagini primarie. Le immagini primarie sono quelle che nascono in noi prima della coscienza, quando siamo ancora non in grado di controllarle, quando siamo un corpo sensibile. E quindi le esperienze primarie sono quelle che il nostro corpo immagazzina e che col tempo, dopo, quando cresciamo, sono prima delle immagini sensibili che riguardano i 5 sensi, poi dopo, quando i sensi l'hanno trasmesso e noi cresciamo, no? Con noi nasce la coscienza. Quando nasce la coscienza, queste immagini primarie che noi abbiamo captato con i sensi vanno nell'intelletto e diventano delle fantasie, diventano delle immagini. Ebbene, queste immagini primarie per me sono arrivate a Napoli, col mare, col palazzo dove abitavo, con il tufo, con tante altre cose, con la luce, con la natura, con tutte le cose che Napoli a mia insaputa impresse come immagini primarie nella mia testa. Ce l'ha nel suo DNA. Ma però ha scritto La bellezza di Roma. Ha scritto quest'ultimo luogo sulla bellezza di Roma. Ecco, qua vorrei fare una precisione. Io non avevo scritto La bellezza di Roma. La parola bellezza non l'avevo messa in copertina e non avevo messo neppure quel cappellino che si vede nella copertina. Ma è stato l'editore, oggi gli editori sono un po' in crisi, il quale si è voluto infilare nel successo della grande bellezza e ha messo il cappellino e ha messo la bellezza. Io invece avevo scritto soltanto Raffaele La Capria, Roma, e non me ne fregava niente del film, della grande bellezza e di tutti i resti. E ho scritto, e ho voluto scrivere un libro un po' ironico anche, ironico soprattutto, però dovete cogliere l'ironia, non sociologico, ironico, un libro di letteratura, perché ha a che fare col linguaggio, la letteratura ha a che fare solo col linguaggio. Una cosa che non ha a che fare col linguaggio non è letteratura, capito? Allora, oggi si scrivono tanti libri e vanno tutti bene, ognuno esprime le sue opinioni, ognuno esprime quello che vuol dire. Però, quando un libro ha a che fare con la lingua, col linguaggio,
con la difesa della lingua della tribù, come diceva Eliot, la difesa dal conformismo, la difesa dal linguaggio burocratico, la difesa dal linguaggio della televisione, la difesa soprattutto dal linguaggio politico, che nel paese della politica è come l'inondazione quando arriva. Noi parliamo soltanto di politica e invece avremmo tante cose di cui parlare, ma la nostra memoria si è, come dire, infettata di politica. La memoria di uno scrittore dovrebbe essere una memoria libera, dovresti ricordarti il primo bacio, un tramonto, il suono di una musica, eccetera, non che cosa disse D'Alema nel 39 e che cosa disse, perché quella cosa lì per uno scrittore è deleteria. Uno scrittore se lo deve dimenticare, perché deve parlare dei sentimenti, deve parlare di altre cose. Poi della politica parleranno i politici, che la sanno meglio di me 100 volte e possono dire cose più precise, ma io devo occuparmi di un'altra cosa, e le altre cose sono i sentimenti, lo stile, il linguaggio, il rapporto tra le persone, eccetera. Bene, io lo... Se potessi lo lascerei parlare ancora per delle ore, perché è straordinario, ma purtroppo abbiamo già sforato, ma lo ringrazio e gli chiedo di tornare ancora un'altra volta, perché queste iniezioni di saggezza, di intelligenza ci fanno bene. Grazie a Raffaella Cappia. Grazie. State con noi, perché c'è la terza puntata proprio sulla bellezza di Roma, terza parte, a fra poco. Sì. Bentornati per l'ultima parte di Roma incontra Rapacis. Buonasera a Costantino Dorazio, storico dell'arte, autore per Sperli e Kupfer del libro La Roma segreta, del film La grande bellezza. Buonasera. E buonasera a Claudio Strinati, storico e critico dell'arte, autore per Sellerio de Il mestiere dell'artista. Buonasera. Allora, lei invece non gliene frega del film, dell'abbinamento tra il libro e il film? Beh sì, mi interessa soprattutto però dei luoghi del film. Beh, il film in sé è stato un motivo per ripercorrere la città, perché probabilmente è quello poi uno dei significati principali, no? Oltre alla critica sociale, insomma, tutto lo sguardo che Sorrentino ha dato e che può essere discutibile, non si discute secondo me sulla bellezza dei set che le ho utilizzato. E allora, Dorazio è collaboratore di Radio 3, di Rai 3, e curatore di mostre dell'arte contemporanea, ma questo libro appunto indaga i luoghi, dal Gianicolo alle prime scene, le terrazze delle feste in cui il protagonista dà il meglio di sé, il giardino di Villa Medici, persino l'Eur. A me non piace l'Eur, però... Ai ai ai, non condivido assolutamente questo parere, ma insomma, no, in realtà il libro, questo piccolo, insomma, saggio, questo piccolo strumento per scoprire Roma attraverso il film, nasce perché io 4 anni fa ho pubblicato un altro libro, che era poi il mio primo, che si intitolava, e si intitola ancora perché per fortuna è ancora in circolazione, Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti di Roma. E quando ho visto il film, in qualche modo involontariamente ho ritrovato questo film, questo libro all'interno della storia. Perché... Cioè, avrebbe potuto fare lei lo sceneggiatore del Ma film? No, c'è una strana coincidenza, perché Sorrentino mi ha detto che effettivamente è stato quasi casuale. Non so se lei ricorda, c'è un personaggio del film che è interpretato da Giorgio Pasotti che detiene una borsa con le chiavi, sì, e utilizza queste chiavi per aprire le porte, li dicono nel film, dei palazzi delle principesse. Ed è quello che io ho fatto in quel libro lì, e allora ho voluto un po' ritornarci. Strinati, avevamo bisogno di questo film, per quanto abbia avuto grande successo e riconoscimenti, per sapere, scoprire che c'è una Roma da scoprire? Tu lo sapevi già, perché... Io e te no, però... Tu hai fatto sovrintendente, io magari no, sì. No, ma non è quello, è che, sai, se tu, qualunque opera d'arte, dici ma c'era bisogno, qualcuno forse sì. Quindi tu sei stato favorevole al fatto che il film abbia, diciamo, lasciato un eco così forte su Roma e sui suoi angoli da scoprire. Oddio, è utile, diciamo. È utile, sì. Cioè. È utile. Ti trovo scettico, però. So. No, è utile, ma logicamente è facile anche sostenere il contrario. Cioè, dipende dal punto di vista in cui ti metti.
Se uno... Ma tu come sovrintendente c'hai quelle famose chiavi, cioè quello che nel film è sceneggiato, tu ce l'hai le chiavi per andare a vedere le cose che noi mortali non possiamo vedere? No, io non sono sovrintendente, sono... Sei stato, sono dico stato. Ma... sono stato, non mi ricordo se ce l'avevo. Dai, ce l'avevi o non ce l'avevi? No. Ma ci sono degli angoli da scoprire che nessuno sa? Hai sentito quello che diceva Costantino? Certo che ci sono. Anzi, per la verità, una caratteristica di Roma è quella, che praticamente è da scoprire. Cioè, malgrado sia conosciuta, indagata, no? Sia a livello scientifico molto alto, che grandi studiosi, sia così una miriade di appassionati che sono per lo più competenti, è incredibile quanto... c'è da scoprire, no? Adesso non so se hai visto, hanno fatto, da pochi giorni, hanno fatto una realtà virtuale al Foro di Augusto, no? Non l'ho vista. Bellissima. Anche secondo me è molto bella, ma adesso, a prescindere, potrebbe essere anche giudicata bruttissima, non è questo il punto. La cosa impressionante è che uno va a vedere questa, è una ricostruzione virtuale, fatta al computer, con un testo bello, tra l'altro, secondo me, di Piero Angela, che racconta. Cioè, tu resti a stare fa, tu ti rendi conto che non ti sei accorto di niente. Cioè, quello ti punta un affare del computer sopra un selcio per terra e ti dice, guarda che quello, però, è, non so, l'ingresso, della è il tempio. Poi te lo ricostruisce al computer e tu devi ammettere che, in effetti, per te quel pezzo di sasso lì non è stato mai nulla e dopo non sarà più nulla. Quindi in effetti fai una scoperta, perché essendo rotta Roma è da scoprire, perché per la maggior parte... Parli delle buche? No, le cose di Roma sono tutte rotte e sfasciate. Tu pensa, il Foro Romano, cioè, è una rovina completa. Quindi se qualcuno ogni tanto ti dice, sai che quella lì è la colonna del Tempio tal dei tali, che... tu effettivamente lo scopri, perché è quasi impossibile pensare che uno riesca davvero. Quindi il fatto che Roma è una fonte infinita di scoperte, questo sì. Claudio, chi era che diceva, un giornalista, non basta una vita per conoscere Roma? Sì, Roma non basta una vita, non me lo ricordo. Però è vero. È molto vera, no? È vero. Allora, proviamo. Io non ho, voglio, sono, non sono un romano, sono... uno che viene qua, non voglio andare a vedere le solite cose, oppure le ho già viste, mi dia un'indicazione di una cosa... Nel libro, in realtà, poi questo qui in particolare, suggerisco anche i percorsi dove unire, no, questi luoghi. Allora, per esempio, si potrebbe andare a non scoprire... Non anche i ristoranti, bar... No, in questo caso no, però non so, quello è più facile. Per esempio, si possono andare a Roma a vedere dei palazzi privati, dove ancora vivono le famiglie che li hanno costruiti o che li hanno magari ereditati in epoca molto antica e ancora li conservano. Fanno pagare il biglietto? Ovviamente sì, alcuni li fanno pagare. Per esempio, Palazzo Sacchetti, però vale anche la pena, no? Pagare quel biglietto per andare a vedere Palazzo Sacchetti, che poi tra l'altro la cosa divertente che ho cercato poi di tradurre all'interno del libro è che Paolo Sorrentino, come fanno tanti cineasti, utilizza questi luoghi ma li spezza, utilizza in vari momenti. Allora, per esempio, Palazzo Sacchetti è utilizzato in ben tre momenti diversi, in tre luoghi diversi. È la facciata del palazzo dove vivono questi famosi principi, colonna di Reggio, decaduti, ma in realtà poi quando loro entrano nel loro palazzo si trovano dentro Palazzo Taverna, quindi dentro un altro palazzo, perché l'interno di Palazzo Sacchetti è in realtà il palazzo dove vive un altro personaggio, e i giardini chi di Palazzo Sacchetti è il personaggio interpretato da Pamela Villoresi, la ricca signora che ha il figlio psicopatico, insomma, poverina, ecco qui quello che si vede proprio alle nostre spalle. E poi c'è il giardino di Palazzo Sacchetti, che invece viene utilizzato come giardino che sembra essere ai piedi del palazzo dove vive Giuseppe Gambardella, e invece dai piedi di quel palazzo c'è semplicemente una strada. Tu avresti voluto essere Giuseppe Gambardella? Ah, voglia. Eh? Eh sì. Con tutte le donne che... Ma non solo per quello. No, per com'è. Intanto mi identifico perché c'è la mia età nel film. Cosa singolarissima, cioè... Perché siete solo tu e lui che... No, perché Servillo... Cioè, no, un po' di gente che c'è... No, perché Servillo recita la parte di uno che è più vecchio di lui realmente, no? Cosa rara, perché di solito... Invece Servillo, che ha, credo, non ha nemmeno 60 anni o giù di lì, recita la parte di uno che celebra il suo 65esimo compleanno, e il film comincia così,
Quindi io ti confesso mi sono un po' identificato. Lui è del 48, perché non lo dice, ma gli faccio outing io, tac, beccati questo. Beh, ho 65, adesso 66. E anche tu hai capito quelle stesse cose che ha capito lui? Che non hai voglia di fare, che non perdi tempo a fare le cose che non hai voglia di fare? Ma figurati, per carità, no, che mi piace il tipo, però, no? Quello così spavaldo, è sempre a suo agio, pur essendo in totale disagio. Questo è, mi piace molto, insomma. Senti, ma l'opera o il posto più ingiustificatamente non valorizzato, non celebrato di Roma, qual è? Il Colosseo. Come, quello è celebratissimo. No, però è celebrato male, e quindi è mal celebrato. Cioè è perché? Ma perché è trattato senza dignità, dato che un beneficio dei beni culturali è quello di conferire dignità all'essere umano. Ecco, quello è una specie di souk mostruoso. Ma per quello che gli sta intorno, dici? Ma no, ma anche per com'è. Ma tu hai visto le file delle persone davanti al Colosseo? Cioè, sembrano quelle cose appunto degli schiavi che debbano entrare dentro il Colosseo. Poi tutto pieno di tubi, di cose. Cioè, ma che c'entra? Guarda, la più grande offesa che si può fare al Colosseo è trattarlo come un museo, no? Perché proprio è una distorsione storica, quello è un monumento che ha vissuto la vita della città, il quotidiano e l'arcaico per secoli. È stato abitato, è stato fatto di tutto. A un certo punto diventa un museo, tu paghi il biglietto per entrare, cioè diventa un posto turistico, semplicemente perché c'è stato un film, il che non è un male in sé. Però tu capisci la distorsione, quindi viene utilizzato per fare le biglietterie, perché così il ministero prende i soldi, cioè, ma tu come lo organizzeresti? Niente, com'è? Lo lascerei intanto libero, che ci si possa entrare quando e come si vuole, toglierei qualunque biglietto d'ingresso e lo renderei vivente, cioè per com'è, quello fa parte del tessuto della città. Invece tu, ma tu lo sai, c'è il rischio che qualcuno ci vada ad abitare, perché ho detto così, vabbè, è già successo, no? Sì, però magari senza accorgersene, dai, su. Non è quello che qualcuno ci va ad abitare. Il problema è che quello è un monumento che, diciamo, non emana affatto dignità, perché è stato un luogo dove sono state esercitate le peggio attività umane, sangue, morte, lo sport è trattato in quel modo ignobile, come si tratta pure adesso. Quindi non è che ha in sé una grande dignità storica, però ha in sé storia. C'era Jimmy Agarogna di Ma altro che Jimmy Agarogna, dai. E noi poi ci immaginiamo il mondo antico come sempre degno di sacrale rispetto, ma quando mai? Ma tu lo sai come si comportavano gli antichi romani al Colosseo? Cioè, ma scherziamo, però comunque, come dice il Pascarella, mi pare, siamo tutti nella storia, quindi va bene, però trattiamolo per quello che è, cioè non come una macchina per fare i soldi, ma come un luogo storico che partecipa molto alla vita della città. Non c'è un romano che va a vedere il Colosseo, questo non è un male in sé, ma voglio dire, tu guarda le file, io le guardo, che abito lì, non al Colosseo, intendiamoci, lì vicino. E cioè la casa di Scaiola? Sì, ma non me ne ero accorto. Pure te non te ne eri accorto. No, comunque no, è un'altra, sta via Capodafrica. Allora, io passo continuamente davanti alle file delle persone per entrare nel Colosseo. Ti giuro che sentire uno che parla italiano, un dialetto italiano, quello che sia, mai, non c'è nessuno italiano che va a visitare Colosseo. Ma senti, ma il contrasto tra quelle macchinone lunghe, un po' di metri, sai che... Quella è la Royal, sì, lo so. E il Colosseo, che impressione ti fa? È un bordello, certo, grazie. Ah, ecco. Senta, D'Orazio, lei scrive che ci vuole silenzio e abbandono per apprezzare la città eterna. Dove sta sto silenzio? Lei dorme la notte? Si sveglia presto la mattina? Se posso cerco di dormire, perché... No, è quello che, insomma, però vado a letto tardi. No, a Roma, io una cosa condivido, a parte insomma tutto il resto, tutte le immagini, la bisogna alzarsi alle 4, alle 5. Beh, che è quello che un po' fa il personaggio del film, no? Insomma, Gambardella, ma lui non faceva un tubo dalla mattina alla sera, però, vabbè, però che vuol dire? Uno può anche magari dedicarsi un sabato, una domenica dettaglio, mattina senza dormire. Insomma, l'idea è che effettivamente, questo lo condivido, è un po' quello che diceva il professor Strinati, insomma, lo conferma, in realtà Roma è bellissima quando è deserta.
cioè quando non c'è nessuno. E quando si scopre Roma deserta, la mattina all'alba, la notte fonda, purtroppo poi quando entrano in gioco le persone, turisti o a volte anche romani, purtroppo a volte entra in gioco anche la volgarità. È un dato di fatto, poi non è sempre così dappertutto, però effettivamente chi vuole scoprire l'anima di Roma la deve andare a guardare di notte. Senti, ma secondo te il Bernini o il Borromeo cosa penserebbero? Borromeo. Sì. Borromini, scusa. No, figurati, ti perdono. Cosa penserebbero se come Cossiga prima ci guardassero da lassù e guardassero Roma adesso? Cosa penserebbero di che cosa? Di Roma? Sì. Beh, il Bernini penserebbe... Hai visto? Hai visto come lo sistemati? E il Borromini penserebbe, porca miseria, mi hanno fottuto tutta la vita. Cioè, quello che è. Cioè, nel senso che questi sono dei grandi geni che hanno lasciato... Farebbero una class action. Hanno lasciato dei segni immortali su questa città e penserebbero, hai visto, malgrado i secoli trascorsi e malgrado le speculazioni, eccetera, comunque alcuni dei segni lasciati da questi giganti sono perfetti, intoccati, intoccabili e... tutto sommato non sempre molto ben conosciuti, ma questa è la storia. Però no, penso che sarebbero molto, Bernini sarebbe molto compiaciuto perché ha fatto una gran carriera, e poi Romini un po' meno perché si è suicidato, quindi giudica tu, insomma. Però ma perché hai pensato a questi due? Ma c'hai degli appunti lì? Sì, mi ero scritto una conferenza. Ma poi sono pizzini, non so. Allora, sai che cosa sono? Allora, ho letto il libro di Costantino, no? Che tra l'altro adesso, detta così sembra che hai fatto uno sforzo, però. No, invece no, guarda, lui è... No, che sforzo, no. Fino adesso le ha sempre apprezzate. No, no, è un fan. Allora, ho letto il libro di Costantino e ho visto la ricognizione che lui ha fatto partendo dal film di Costantino, Sorrentino. Chi è così? Ah, quello del... No, lascia perdere. No, perché il lapsus... Lascia perdere. E allora ho visto tutti i monumenti che lui cita, no? Pensando... Adesso piaccia o non piaccia la grande bellezza, però comunque questo regista ha fatto una sua ricognizione su Roma, cioè vede determinati monumenti di Roma, quindi la Roma di Sorrentino è individuata in alcune punte. Allora mi sono chiesto, ma per esempio in periodi passati della storia della cultura, no? Romana, in alcune opere d'arte emblematiche di vari periodi, che cosa vedevano i grandi autori? Non so, io essendo un esperto di musica più che di musicologo, allora mi sono divertito ad andare a vedere che cosa vede Renato Raschel da Rivederci Roma, che è 1956. Che cosa vede? Ora te lo dico se vuoi, sì. Poi cosa vede anni 60 il Armando Trovajoli nella mirabile... Ma è scritto pure anche di squincio. Roma non fa la stupida stasera. E che cosa vede negli anni 70 Antonello Venditti, Roma capoccia. Indicano le opere d'arte. Raschel? Allora, sta a sentire che cosa vede Raschel, che è interessante, confrontato... Allora, prima di tutto i tramonti, cioè il tramonto romano. Poi vede i fori e gli scavi. La Roma, però la Fontana di Trevi, poi interessante la trattoria a Squarciarelli, cioè non a Roma, i castelli romani, poi ricorda Bartolomeo Pinelli, tra tutti gli artisti romani, Bernini, Bartolomeo Pinelli, che tuttora, poi via Margutta e la Trinità dei Monti, questa è la Roma di Renato Raschel negli anni 50, in un racconto carino di una turista inglese che fa innamorare eccetera il romano, gli promette che ritornerà a Roma, butta la monetina e un ragazzino ruba la monetina. Quindi niente Colosseo e niente San Pietro. Niente Colosseo. Anni 50. Gli anni 60, nel momento della di una forte depressione culturale, in senso lato, a mio avviso mirabilmente semplificata nella canzone di Trovajoli, sempre citata nelle sue biografie, ma tutto sommato forse non così bella. Comunque, e cosa ci trova lì? C'è soltanto Roma ha la luna, le stelle,
il ponentino e i grilli che fanno cri cri. Basta, non c'è niente, non c'è un monumento, non c'è un cavolo. Veniamo a Antonello Venditti, anni 70, 1972, Roma Capoccia. È già il titolo, eh? No, vabbè, però, canzone peraltro, a mio avviso, ben più potente e bella della Melenza, è insopportabile per me, Roma non farà stupida stasera. Comunque, e non superiore però al capolavoro Arrivederci Roma, se posso permettermi, canzone mirabile veramente. E allora che quel gigante dice, di... vai veloce perché allora, abbiamo più poco tempo. Allora, il fontanone, anche lui il tramonto e la pioggia e poi i sette colli, che uno i sette colli, il Colosseo, il cupolone, le carrozzelle e le finestre. Le finestre, quindi è già adombrata l'idea che poi condividiamo tutti, che comunque quello che è bello di Roma non è guardare le opere d'arte, non è guardare Roma, stare sulla terrazza, è guardare Roma sulla terrazza. È interessante, cioè la percezione, no? Cioè che è bella la terrazza. Sì, sì. Allora, Dorazio, mi sembra che potreste fare un libro insieme. Come la vedi? Mischiando la musica, mettendo insieme la musica con... Ma quello lo può fare anche da solo. Però, no, vabbè, però insomma lei... Gli ultimi 30 secondi, sì. La terrazza, quello che diceva... Ecco. Nel film di Sorrentino c'è una caratteristica secondo me interessante. Tutti i monumenti più famosi, per esempio la Fontana dei Fiumi a Piazza Navona o il Colosseo, sono tenuti di sfondo, cioè non ne parla nessuno. Nessuno dei personaggi si affaccia alla terrazza di Gambardella e dice: ma che vista meravigliosa! Nessuno. I luoghi più studiati, più raccontati, sono quelli appunto segreti, quelli dietro i portoni, quelli che non si conoscono molto da però vicino. A me ha colpito, a me ha colpito nel libro il Parco degli Acquedotti, perché io che non sono romano, ma ho scoperto che 30 anni prima c'era soltanto una baraccopoli lì, quindi sì, vuol dire che ci sono anche le possibilità di trasformare, ma certo, volendo, assolutamente, investendo, preoccupandosene. Sì, qui si entra in quel discorso che, la Capria non voleva toccare, non, ma insomma, no, però voglio dire, è ovvio, la città è sempre stata in evoluzione, cioè le città sono sempre state in evoluzione, sono sempre cambiate. Anzi, l'idea della conservazione della città è un'idea, no, Claudio, recentissima, cioè diamine. Fino all'Ottocento si parlava sempre di migliorare e decorare. Cosa che allora, diamo un consiglio per chi viene a Roma, un secondo. Io consiglio il Tempietto del Bramante. Lei? Io l'Eur, visto che a lei non piace. In particolare il Palazzo degli Uffici e il Salone delle Fontane, dove si svolge quel bellissimo monologo sul funerale. E tu invece che cosa consigli? Oggi io ho tante difficoltà a dare consigli. È una cosa che non mi ha mai funzionato. Stata a casa, poi puoi anche nella vita. Ma non lo so, ti consiglio una passeggiata via San Teodoro. Perché così... Però, perché lo so io perché. Va bene, allora grazie di aver parlato di Roma e della sua bellezza. Grazie a Strinatti e grazie a Dorazio. Grazie. Prego. A voi di essere stati con grazie. Noi. Ci vediamo fra una settimana, stesso luogo, stessa ora. Arrivederci.